Siamo qui in piazza col collettivo Torino per Moria, con Federica Turno di Torino per Moria. Federica, perché siete in piazza? Siamo in piazza per, siamo tornati in piazza per Ponte di Corpi, che è l'iniziativa che abbiamo lanciato un anno fa, proprio in questi giorni a ridosso dell'8 marzo, raccogliendo l'invito di Lorena Fornasir a Trieste, che è un modo per visibilizzare la sofferenza di tante madri, figlie e mogli di migranti e di migranti stesse che ogni giorno cercano di raggiungere l'Europa. In più, dato che c'è come sappiamo una guerra in Ucraina, è un modo ancora per ribadire il nostro fermo no a tutte le guerre e ricordare che le prime persone che sono colpite in caso di conflitto sono le persone fragili e quindi le persone in difficoltà come sono i migranti, i rifugiati e i profughi che cercano di arrivare in Europa. Cogliamo anche l'occasione per sottolineare che non ci sono profughi di serie A e profughi di serie B, quindi benissimo l'accoglienza totale agli ucraini, ma altrettanto dobbiamo aprire le frontiere a tutti, a tutte che scappano dalle guerre e che purtroppo l'Europa invece lascia morire ai confini, come abbiamo visto non più in là di qualche settimana fa in Bielorussia e ancora sta succedendo, anche mentre noi stiamo parlando. Quindi apertura di tutti i confini. Le confini di terra, confini di mare, quindi al Mediterraneo, no ai centri in Libia, no ai CPR. Qua a Torino abbiamo avuto la morte di un ragazzo, Moussa Balde, e noi siamo contro questa forma di centri che serve soltanto a tenere delle persone, a registrare le persone che non hanno compiuto alcun reato. E ancora no a Frontex, l'Europa dà moltissimi soldi, migliaia di euro, milioni di euro che potrebbero essere impiegati in un'accoglienza degna di tutte le persone. Grazie. Grazie a voi.